Riserva dei Carabinieri di Sanremo, Villa Giulia, siamo insieme a Alessandro Coldo e Alberto Pezzini di Civiltà Liberale. Allora, Alberto, perché hai deciso di denunciare il Premier Conte? Allora, abbiamo deciso insieme, io e Coldo prima di tutto. Abbiamo deciso perché lui, a dispetto del fatto che il 31 gennaio del 2020 abbia firmato in Gazzetta Ufficiale una delibera del Consiglio dei Ministri con la quale dichiarava l'emergenza nazionale, fino ai primi di marzo noi in Italia non abbiamo avuto alcunché, cioè né misure interdittive come sono quelle che abbiamo avuto, né misure che abbiano inciso sulla nostra libertà di circolazione. E vi dico di più, durante il mese di febbraio il Premier Conte, benché nella Gazzetta Ufficiale in questa delibera avesse scritto, quindi di suo pugno, che dovesse adottare provvedimenti straordinari e urgenti nell'immediatezza, ha consentito la celebrazione del Festival di Sanremo. Voi provate a immaginare, con quei milioni di persone che sono arrivati da noi nell'arco dei primi di febbraio, quale spinta radicale ed esponenziale sia stata data praticamente alla diffusività del morbo. In questo e a questo associate anche il fatto che il Premier Conte soltanto da marzo ha cominciato a martellarci quasi ogni sera sulle emittenti nazionali dicendoci quello che non dovevamo fare. Perché non l'ha fatto nel mese di febbraio? Quindi abbiamo deciso di denunciarlo per epidemia colposa.